libri e giocattoli, foto e quaderni, sussidi didattici e arredi scolastici, registri e pagelle, diplomi e papiri di laurea, inchiostri e pennini. Non semplicemente raccolti, ma scientificamente selezionati per documentare come, nel tempo, le giovani generazioni siano state accompagnate dalla nascita all'ingresso nella vita adulta. Il Museo dell'Educazione, nato nel 1993 come espressione della specifica, secolare vocazione dell'Ateneo di Padova per gli studi storico-educativi, vanta oggi un patrimonio tra i più ricchi d'Europa e conserva alcuni pezzi unici risalenti all'Ottocento, come il quaderno di calligrafia del maestro Vincenzo Sproviero e l'apparecchio per la fusione dei colori, o altri del primo Novecento, come il modello di Otto Volante e il teatrino che fu di Miriam e Sergio Donadoni. Il museo è anche un archivio di carte appartenute ad alcuni protagonisti delle vicende educative, carte preziose per studiosi italiani e stranieri. Il percorso nelle sue sale è un viaggio nel tempo dedicato a visitatori grandi e piccini, desiderosi di ritornare alla memoria collettiva e a quella personale, o impegnati a conoscere il passato e a sperimentarlo. Come ho molta fame, ho pensato di fare una spedizione all'Appellonia.